La prima volta di un pontefice in terra africana ha il volto di Paolo VI ed è stato 50 anni fa in Uganda. Sin dai primi anni, il Santa Caterina è stato uno strumento per attuare la sua voce ai fini di un cammino di crescita professionale e umana di giovani studentesse africane. Dalla carriera diplomatica di Silvia, iniziata con gli studi in collegio alla fine degli anni 70, fino alla laurea in medicina in pieno lockdown della camerunense Fabiola, il Santa Caterina traccia un corridoio privilegiato per le giovani di talento che provengono dal continente africano. Grazie al fondo intitolato alla professoressa Carla Raina, se sei africana e vuoi iscriverti ad un corso di laurea triennale delle professioni sanitarie, potrai aggiudicarti un posto gratuito per l'intera durata dei tuoi studi in collegio.